Ah, ok, facciamo vedere i capelli, yes. Mamma, mamma, coccodrillo, come fa? Ce la facciamo sempre. Ciao a tutti quanti, come potete vedere qua con me c'è una splendida ragazza che si chiama su YouTube e sui suoi social ragazza vanitosa, però il suo nome reale è Brigida, ha origini brasiliane, ha un canale YouTube come ho detto prima, Instagram, Facebook, Twitter, insomma vi metterò poi ovviamente tutti i suoi link nel box in descrizione, quindi seguitela ragazzi, mi raccomando. E ovviamente adesso è arrivato il momento fatidico. Se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Hai fatto bene proprio, you better subscribe! Se l'ha fatto uguale mettete un pollice in su in questo video, ok? Tanti pollici in su. Che poi quei sono lì, sai che non lo sanno fare tutti. Bene, bene, allora adesso iniziamo con il make-up. Allora, io inizierò con un primer, utilizzerò il Professional di Benefit. Mm-hmm. E applico appunto nelle zone che ho i pori più dilatati. Ok, che tipologia di pelle hai tu? Io ho una mista, l'estate grassa, però in inverno è più una pelle normale. Ok, quindi questo primer qui è per rendere la pelle un pochino più liscia perché va... Esatto, minimizzare i pori. Ok, sai che io non pensavo fossi una makeup artist? Ma non perché non ti trucchi bene, anzi ti trucchi benissimo, però trattando come primo argomento I capelli, pensavo fossi una hair coach, che lo sei comunque, però no, sì, pensavo assolutamente che fossi infatti, una appassionata, invece no. Il canale, l'idea del canale è nata perché volevo fare i make-up tutorial, volevo parlare di make-up nel mio canale, solo che però, per coincidenza, quando ho iniziato quel make-up, si sono tutti interessati tantissimo per la cura dei capelli ricci, perché le ragazze avevano molte difficoltà, e quindi mi sono un po' indirizzata più su quella parte. Dei capelli. Vado al fondotinta, utilizzerò il Total Control di NYX, questa è la colorazione beige. Ok, io ricevo tantissimi, tantissimi messaggi, richieste, consigli su cosa utilizzare. Ecco, questo fondotinta qua va bene per lei, quindi poi mettiamo tutti i riferimenti, ragazzi, nel box in descrizione di quello che sta utilizzando. Sì. Anche il correttore è un grande dilemma per chi ha la pelle olivastra, quindi adesso noi facciamo un tutorial con Brigida e vediamo un po' cosa utilizza lei, con cosa si trova meglio lei, e spero insomma che questo video possa essere d'aiuto a tutte le persone che ovviamente come hanno incarnato come il suo, donne, uomini, non binary, insomma tutti. Quando si parla del make-up low cost, è difficilissimo. Anch'io ho avuto tantissime difficoltà all'inizio, però adesso mi sono già trovata con quel 2-3. Cioè, NYX è un'azienda che ha tante colorazioni, anche con vari sottotoni, e non è un brand costoso, ecco. La fai la color correction? Allora, io cerco di utilizzare sempre un correttore un po' più pescato per attenuare il colore delle mie occhiaie. Però su altre persone, se ho un caso che proprio necessita, lo faccio, altrimenti su di me no. Ok. Poi ovviamente ragazzi, dal video, avendo lei la luce bella sparata, c'è. La percezione è molto diversa. Si deve ancora un po' ossidare. Sì. Adesso prendiamo il correttore. Io utilizzerò l'Instant Anti-Age di Maybelline. Beh, dicono che sia molto coprente, tosto. Nonostante sia molto leggero, è abbastanza coprente, questo sì. Non fa molte pieghette sotto l'occhio. A me piace, è da un bel po' che lo utilizzo. Sì, sembra bello tosto, bello coprente. E lo è. A me piace applicarlo e poi lasciarlo un pochino per fare aderire bene alla pelle. Secondo me diventa ancora più coprente per poi sfumarlo. Quindi ragazzi, se avete magari dei correttori
un po' più liquidini o semplicemente un po' più sottili per far aderire bene sulla pelle, come diceva Brigida. Consigli di una makeup artist, ok? Certificata. Hello, hello, vanitose. Come hai chiamato il canale così, ragazza vanitosa? Allora, sempre per la mia ispirazione principale. Camila Coelho ha un canale che si chiama Super Vaidosa. È vero, che in Italia così. Sì, adesso è Camila Coelho, sì. Però prima era Super Vaidosa. E mi piaceva molto il nome. Ovviamente non potevo chiamarlo Super Vanitosa. E quindi, eccomi. Ragazza vanitosa. Perché comunque parlando di make-up, di capelli, perché l'idea era questa, di parlare del mondo, di questo mondo. Bello, bello, bello. Allora, io ho iniziato a truccarmi, avevo 12-13 anni, ecco, circa. Per esempio, mia madre, quando io avevo 13 anni, si arrabbiava tantissimo quando mi truccavo, lei non voleva. Tua mamma, per esempio, invece? No, anche lei non voleva. Anche lei non voleva. Io lo facevo lo stesso, però lei non voleva. Però il mio trucco era tipo mascara, la matita nera, okay, all'interno dell'occhio. Cioè la cipria sul viso, sì, basta. Sì. Ok. Super make-up. E questo era il mio make-up. Lucida labbra, niente. Neanche rossetto tipo nude, zero? A me piaceva il rosso, però lo mettevo giusto ogni tanto. Ok. Proprio ogni tanto. Adesso farò il baking. Ok. Che utilizzerò questa cipria di MAC. Senti, adesso parliamo un po' invece di capelli. Qual è il tuo rapporto con i capelli? Vorrei sapere qual è la tua esperienza, se sei sempre stata consapevole della bellezza dei tuoi capelli, oppure se ci sono stati magari dei momenti in cui non eri sicura di tenerli così, oppure se li lisciavi. Qual è stato il tuo percorso, il tuo hair journey, ecco? Allora, io appena ho scoperto di essere riccia, che ho visto che non c'erano tanti riferimenti di bellezza comunque nella TV, nel mondo della moda, questo in Brasile, ho visto che non c'erano punti di riferimento, che le ragazze belle che proponevano in TV erano tutte lisce. Mi sono lisciata subito i capelli, mi sono fatta liscia e li ho tenuti così per 10 anni. Come li hai lisciati i capelli? Con la stiratura chimica. Anche tu? Sì. Quindi ogni tot, quando ti veniva la ricrescita, li lisciavi? Sì, sì. Circa ogni 3-4 mesi rifacevo la stiratura. Ed è stato così per 10 anni. Fino a quando, girovagando su internet, ho trovato una foto di un'attrice mm-hmm. brasiliana. Mm-hmm. E questa attrice portava i capelli ricci. Ok. E l'ho vista, ma guarda quanto è bella lei! Con i suoi capelli naturali, che poi non erano i suoi capelli naturali, erano, se non mi sbaglio, era una wig o una lace front, qualcosa del genere. Mm-hmm. Però era bellissima, e riccia, con tutta quella chiuma lunghissima, bellissima. E ho detto, ma poi assomiglia anche alla texture dei miei capelli. E ho deciso, mi faccio riccia. Sono andata dalla parrucchiera e mi sono messa l'extension. Ricce fino al sedere. Mi sono fatta ricce. Però l'intenzione era giustamente farli crescere. Ok, ma quindi poi sotto li hai tagliati? Come hai fatto? Cioè, nel senso, qual è stato il processo di cambiamento a livello pratico? Hai fatto un big chop oppure li hai tagliati man mano che crescevano i tuoi? Allora, all'inizio li ho lasciati lunghi. Perché non avevo l'intenzione di tagliarli subito. Ok. Però passato 3 mesi sono ritornata per fare il ritocco, perché sono andata da una parrucchiera, lei me l'ha trecciato tutti i capelli e poi mi ha cucito questa extension sopra. Ah, chissà, lui ti ha fatto. Ecco, oh. Esatto. E quando sono ritornata per fare il ritocco, me lo doveva togliere tutte le trecce. Però lei mi ha bagnato i capelli prima di districare. E i capelli lisciati, chimicamente trattati, sono molto deboli, molto fragili, sottili. Il corretto sarebbe prima districare per poi bagnarli. Ok.
Quello che è successo è diventato tutta una palla piena di nodi che non siamo riusciti a togliere. Ho dovuto fare un big shop forzato. Sì, sono rimasta tipo con tre dita così di lunghezza di capelli che erano quelli miei naturali. Oh my god. Però mi sono subito rimesso l'extension, sotto il sedere, problema risolto, non ci facciamo affliggere da queste cose. È così. E da lì ho continuato a lasciarli crescere in questo, sempre in questo modo, sotto le extension, perciò dico che non l'ho sofferto tanto. Ok. Invece quando eri piccola, per esempio io avevo il terrore, ti spiegavo oggi pomeriggio, del pettine. Ecco, tua mamma aveva la consapevolezza di come trattare i tuoi capelli oppure no? Ok. No, assolutamente no. Mia mamma è riccia, okay. Come me, è uguale, identica. Ok. Però li ha sempre, da quando la conosco, li ha sempre tenuti lisci e quindi non sapeva neanche lei come tenerli, come curarli. Okay. Io piangevo soltanto al saper che dovevo districare i capelli. Già iniziavo a piangere già da prima perché mi tirava tantissimo i capelli, quei capelli secchi che li ascoltavi strappare così, spezzarsi. Oh, che incubo! Cioè, proprio una cosa terribile. E già quello era un trauma. Beh, comunque è una cosa ricorrente. Tutti i bimbi con i capelli ricci hanno questo ricordo delle mamme poverine, inconsapevoli totalmente di quello che stavano facendo, a distruggere i capelli dei figli. Distruggere i capelli, l'autostima... Non è una cosa semplice. Beh, non deve essere stato semplice anche per lei, dall'altra parte, perché noi parliamo noi, però... Sì, immagina. Dall'altra parte, immaginare, no? Un figlio che... Vedi quel problema lì di fronte, dico, adesso cosa faccio? Perché lei sicuramente lo vedeva così, come un problema. Che è come lo vedono i parrucchieri, tra l'altro. Che io arrivo con questi capelli. Senti, ma perché non ti fai una stirata? Perché non li lisci? In Italia o in Brasile? Anche in Brasile. Ok. Anche in Brasile, in Italia principalmente. Più che altro perché in Brasile ce l'avevo già lisci. Quindi, cioè, sono entrata nella proposta, l'ho già fatto subito, quindi non c'era più niente da proporre. Ah, quelli in Italia ti dicono, perché non li fai lisci? No, adesso non mi dicono più perché io non vado dai parrucchieri. Però vabbè, quando andavi ti dicevano così. Sì, sì, sì. E tu cosa rispondevi? No, grazie. E quindi come facevano a trattarteli? Allora, di solito facevo più che altro l'idratazione. Questo ti dico all'inizio, quando appena ho tolto l'extension, perché dopo un po', già da tantissimo che non vado da un parrucchiere, c'è una ragazza soltanto che me li tocca, che è per fare il colore. Poi sono del bellissime. Resto, grazie. Del resto non vado dal parrucchiere, me le faccio tutto da sola. Meglio non correre rischi. Ma sai che ho visto una volta un video, non mi ricordo se era su Facebook o YouTube, se lo trovo lo linko, di una ragazza con i capelli ricci, con un 4C, e lei chiamava questi saloni a Londra, se non erro, e niente, lei appena diceva che aveva i capelli ricci afro, un 4C, gli dicevano, ah, per la tua tipologia di capelli... Ci sono, che ne so, 40 euro in più da pagare. L'unica idea che hanno è o fare una stiratura o una piega liscia. È quello. Quindi anche che poi te la propongono in vari nomi diversi. Botox non so di cosa, filler non so di che. Cioè, alla fine è sempre stiratura, sempre liscia esci. Quindi sì, se ci sono dei parrucchieri che ci stanno guardando, stai andando in una scuola e stai pagando, ok, per diventare parrucchiere e tratti solo i capelli lisci, sappi che non sei completo, ecco, questo è da dire. È la illusione di fare una scuola e poi
hai quel pensiero che se hai studiato dovresti sapere tutto. Infatti dovresti, però non sempre le scuole ci danno tutta quella... Hai mai pensato in questi anni di ritornare liscia? Mai, mai più? No, cioè adesso mi riconosco, questa sono io. Ritornare liscia sarebbe di nuovo fingere essere una persona che non sono. Adesso sono io, mi accetto, mi vedo bella così. E va bene così. Cioè, non penso di cambiare. Sì, è stato così difficile scoprirmi e sentirmi bella con questa texture di capelli. È stata così difficile che assolutamente non penso di ritornare. Scusami, ma quando hai fatto questo big chop forzato, no? E sei ritornata ad avere la tua texture naturale, qual è stata la reazione di tua mamma? Perché tu mi hai detto che tua mamma invece li ha lisci. Mm-hmm. Cioè, qual è la percezione delle vecchie generazioni, ok? Nel vedere le persone con i capelli ricci. Allora, all'inizio mia mamma diceva sempre: non li lisciare, non li lisciare, vanno bene così. Dopo che io li ho lisciate, lei non mi ha detto mai niente. Cioè, si vede che le andava bene. E dopo che io ho deciso di togliermi le stirature e lasciarli crescere a naturale, ormai viviamo lontane. E lei cioè, ha fatto qualche battutina 2 o 3 volte, come per dire: perché sei ritornata con i capelli ricci? Però non mi ha mai detto effettivamente niente. Ok. Abbiamo un rapporto anche abbastanza particolare, quindi... Le vecchie generazioni hanno, secondo me, una percezione un po' diversa. Ragazzi, ci sono i social media, ci sono tante pagine Instagram, no? Dove possiamo vedere dei riferimenti di bellezza come il nostro. Ti aiutano l'autostima, specialmente sì. Nel nostro caso che siamo ragazze, che già siamo donne, abbiamo tantissime pressioni. Dobbiamo essere belle, non si sa perché, dobbiamo essere per forza magre. Tanti input, tante cose, mini pressioni psicologiche che subiamo tutti i santi giorni. Non avere un modello che assomiglia a te. Ti senti fuori luogo. Esatto, sì, ti senti un pesce fuor d'acqua. Gli anni magari di tua madre o mia madre non c'erano mica ste pagine. Non c'erano mica persone come te che parlavano di capelli ricci, afro, di capelli ricci. È più difficile. Eh sì, è più difficile anche principalmente quando quello che vedi più che altro sono donne lisce, bionde, pelle chiara, occhi chiari. Ti senti fuori luogo, ovviamente. Vorrei sapere da te, visto che sei comunque nata e cresciuta in Brasile, se ci sono magari delle differenze, cioè chi sono le persone che in Brasile si occupano di spettacolo. Allora, adesso abbiamo dei bei punti di riferimento. Okay. Abbiamo Sharon Menezes, abbiamo Camila Pitanga, perché prima anche quelli, comunque ragazze di pelle scura, erano comunque tutte lisce. Adesso sì. E se avevano i capelli naturali, prendevano le parti delle donne delle pulizie nelle telenovele, ad esempio, o donna delle pulizie, o schiava, o barbona, qualcosa del genere. Adesso invece no. Quindi ancora una volta, ragazzi, è incredibile. Cioè, io sto raccontando ovviamente questa cosa, anzi la sta raccontando noi Brigida, no? Anche nel contesto brasiliano c'è questa cosa del caucasico top e tutto il resto invece no. Che bello questo smokey che stai facendo, cosa stai utilizzando? Io sto utilizzando la palette, questa, che colorazione è? Mi sa che è la brown. La warm brown, sì. Questa è di Huda Beauty. Huda Beauty. È la mia preferita quella. È bellissima. Beh, quello è un ottimo esempio di palette per tutti gli incarnati, secondo me, perché ci sono tanti colori, cioè vedete, ci sono diversi colori che possono essere utilizzati come colori di transizione, abbiamo diversi colori che possono essere utilizzati come crease color. È stata concepita molto bene. Sì.
è proprio un accostamento cromatico intelligente. Sai cosa mi piace tantissimo della comunità latina? Che il ballo è una cosa che unisce tutte le generazioni, anche se c'è magari una persona, questo è ovviamente quello che io ho visto attraverso i miei amici latini, poi magari correggimi se sbaglio, però io ho sempre notato, no, che ne so, c'è la nonna che balla, però c'è anche la bambina, il bambino, sì, che balla. È una cosa bella, secondo me, che comunque unisce. Sì, ce l'abbiamo molto, molto nel sangue, questo è vero. Cioè, a casa mia io sono cresciuta con la musica sempre, sempre. Mia mamma già la mattina presto ci metteva la musica e ecco perché anche la mia passione per la danza. Ed è così che sto crescendo la mia figlia, anche ogni mattina la musica. Io adoro la musica, proprio mi carica. E cosa, che musica le piace a tua figlia? A lei piace il coccodrillo come fa. E le piace quella, quella lì, mamma, mamma, coccodrillo, come fa? E così dici, mamma, come fa? Ogni giorno, ma non si stanca mai. Ma io non so se ne avrò mai, non so se ne avrò mai, bisogna trovare prima qualcuno che mi sopporta. Argomento complicato. Non qualcuno che ti sopporti, ma i bambini proprio. È un argomento che si deve pensare moltissimo. Sai, perché che... per la donna è un cambiamento enorme nella vita. Allora, io ho sentito più di una ragazza dire che dopo la gravidanza cambiano tutte le priorità, cambiano... ti cambia proprio il modo di concepire la vita. Quali cambiamenti ha portato a te la gravidanza? A parte il mio fisico, che mi vedo più bella adesso. Ho più il fisico di una donna. Ok. Prima avevo il fisico di una ragazza. Adesso sono più donna. Non so se mi spiego. Però sì, adesso mi vedo più donna. E mi sento più forte. Perché è come se adesso io avessi la giusta motivazione, principalmente per dire, per svegliarmi presto, ho la mia giusta motivazione per lavorare fino a tardi, per alzarmi dal divano, per preparare un biberone, anche se sono stanca, sono più forte in tutti i sensi. E un figlio ti cambia la vita, sì, ti cambia la vita, però non è così drastico. Sì, perché poi c'è anche questo un po' luogo comune che un figlio è la rovina, un figlio, no, di qua, dopo un figlio la donna si lascia andare. Allora, cosa importante, io sono andata in depressione durante la mia gravidanza perché mi dicevano tantissimo che la mia vita sarebbe cambiata, che io non avrei mai più potuto dormire tutta la notte, che io non sarei mai più uscita a ballare, che ormai la mia vita sociale era finita. E questo per una donna incinta, per una donna sensibile come sono io, è una cosa dura da sentire. Cioè vai incontro a una cosa che non conosci, in più quelli che ci sono già passati dicono, guarda, ti aspetta il fine mondo. Dai, cavolo, cavolo. Non è così. E poi non è così. Il bambino cresce, tu ti abitui. Nasce un bambino, nasce una madre. Più non è così drastica la cosa. E quindi secondo te hanno un po' fatto un po' di allarmismo? Su di me, sì. Come sei riuscita a superare questo momento? Non ho superato. Ho avuto depressione durante e dopo il parto. Per circa un anno, fino a rendermi conto di ciò che stava succedendo, che non era così, non era il fine della mia vita, tutt'altro, era l'inizio. Ma pensa a te. Mi dispiace molto. Oh, no. No, non fare così, se no piango, mi rovina il make-up. Oh! No, è una cosa da meno.
loro magari dicono, anche a volte scherzando, certi scherzi non si fanno. Lo so. Certi scherzi proprio non si fanno. Beh, le persone purtroppo sono cattive, sono invidiose e sai, ti posso dire una cosa, io in questo stimo molto le donne che vanno contro a questo luogo comune. La vita non è finita, è appena iniziata, cioè non si può. Quindi sì, se ci sono delle mamme magari che stanno attraversando questo periodo, perché io mi rivolgo sempre a un pubblico in maniera poco specifica, ma magari ci sono delle persone che ci stanno guardando, che stanno attraversando magari una gravidanza, magari neanche troppo semplice, perché io non so quale sia stata il grado di difficoltà, di dolore, perché per esempio mia mamma quando aveva me era praticamente a un certo punto sempre sul letto, perché io continuavo a scalciare. Poi ci sono persone che magari gli si ingrossano i piedi, che fanno fatica a camminare, ci sono tante cose, no? Che le donne passano. La gravidanza non è un percorso facile e poi è anche lungo, cioè quasi un anno. Le persone non si rendono conto. Io purtroppo ci sono cascata, perché già non avendo nessuna esperienza, stando anche comunque lontana dai miei genitori, non avendo appunto chi mi desse una dritta, mi dicesse qualcosa, ci sono cascata. Ed è stato terribile. Che poi sai, sono argomenti tabù in Italia, eh? La sanità mentale è un argomento che viene poco affrontato, poco trattato, ma penso che sia una delle cose più importanti. Si parla sempre di salute fisica, ma mai psichica, mentale. Anche quella è una cosa da non sottovalutare, eh? Perché può comportare a tante cose, tante altre cose, tanti altri effetti collaterali. Se non sei sano mentalmente, non puoi essere sano in nessun altro aspetto. Non è possibile. Pazzesco. Beh, invece tanto di cappello, Brigida, perché sei una bella donna, ti tieni bene, non mi sembra, ecco. Non mi sembra che la tua vita sia finita, anzi, mi dicevi che tua figlia quanti anni ha? Due? Due. Beh, il tuo canale YouTube è attivo, fai le tue cose, lavori, cioè... So, for these people, shut your ass up, eh? Ok, allora, che rossetto stai utilizzando? Allora, io utilizzerò il Vivid Matte Liquid, okay. Questo è un rossetto di Maybelline, nella collezione numero 35. Ok. Rebel Red. È un rossetto liquido? Rossetto liquido cremoso. Ok. Non è di quelli che si fissano, ecco. Ok. E diventano uno no transfer, questo dopo un po' va via. C'è un consiglio che vorresti dare magari a delle mamme che hanno appena partorito, oppure delle le donne che stanno attraversando magari la gravidanza al quinto, sesto mese, quindi che si stanno avvicinando, no, all'arrivo del pargoletto, del figlio o della figlia? Tieni duro, che il meglio deve ancora venire. È questo, la parte più bella deve ancora venire. E ogni mese che passa diventa sempre più facile. E non pensare mai che non ce la farai, perché insieme ad un figlio nasce anche una madre. Ce la facciamo sempre. E basta. Non c'è motivo per avere paura o per pensare male. Poi ovvio, sì, ci sono persone che dicono, guarda, quel senso di poi non l'avrei mai fatto. A me è capitato di sentire anche delle persone che dicessero così, oppure col senso di poi l'avrei fatto qualche anno più avanti, cose così.
va bene, sono cose però soggettive, non sono cose da che puoi attribuire a tutte le gravidanze del mondo. Capisco. Guarda, io oggi quando... This bitch. No, non è morta. Beh, se non è morta con questo, non vorrei mai più. This mosquito, hey, ok. Eccola, eccola. This bitch. You are dead. Uccisa! Fuck you! You are dead! You are dead! Ok, possiamo continuare. Io oggi, quando penso a mia figlia, dico, ma come sono riuscita a vivere tutti questi anni senza di lei? Non mi vedo più senza di lei, cioè, e non so come sono riuscita a vivere tutti questi anni senza. Beh, bella questa cosa. Ah sì, è molto bella. Bene, quindi con questa ultima considerazione... Ah, ok, facciamo vedere i capelli, yes. Ok. Ah, manca un setting spray. Con questo salutiamo la nostra community. Questo è il look finale. Ovviamente troverete tutti i riferimenti della ragazza vanitosa qua sul box in descrizione. Se avete delle domande, ovviamente andate direttamente sui suoi social media, così vi risponde direttamente. Se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scriviamo... Cosa possiamo scrivere? Come? Mom power. Ah, ok. Mom power, mi piace. Hashtag mom power. Quindi mamma, potere delle mamme. Yes. Vedi che una mamma può fare il suo full face tranquillamente, proprio slay makeups. Slay makeups, ladies and gentlemen. She's a mom. Look at her makeup. You have no excuses. If she's doing it, you can do it too. You understand? Take care of yourself. Dai ragazzi, vi salutiamo. Grazie mille Brigida per aver partecipato a questo video. Grazie a te per l'invito. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.